Amici, ben ritrovati. Oggi giochiamo con la macchinetta di mio figlio di quando era piccolo. Guardate, una macchinetta radiocomandata. Col telecomando a batterie, semplice. Sterza anche il volante, va avanti e indietro, si può fare ruotare le ruote, vedete? È molto simpatica. Volete che non l'abbia già aperta perché correva anche troppo e quindi gli ho messo una resistenza per limitare un po' la velocità, perché non è naturale che corre così forte una macchina. Se no, già così corre forte ed è troppo pericolosa e si può anche ribaltare. E invece io ho messo una resistenza, adesso ve la mostro. Va avanti con quattro batterie stilo, tipo così. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Svitando le viti, semplicemente si apre tutto. E cosa c'è dentro? Pochissima roba. Se avessi avuto io da piccolo una roba del genere, a parte che avrei messo dopo avere, ma anche prima di andare a scuola già mi arrangiavo. Se ci fossero stati i LED, avrei messo le lucette, luce rossa dietro per i freni, tante cose. Vabbè. Guardate che poca roba c'è. E io già ho modificato la prima volta che ho visto questo qua. Ho messo, ecco qua, una resistenza qua nel tubetto che la protegge. Una resistenza che va in serie al motorino, che limita un po' la velocità, perché sennò correva e non è bello. Se si potesse ancora più piano, una resistenza di 4,7 ohm, 4,7, neanche 5 ohm. Vabbè, quelle che si trovano in commercio, ce le ho io. Ecco, e questo viene pilotato tutto da questa piccola schedina. Qui c'è il motorino che gira, le ruote, e qua c'è, non ho visto perché è dentro, che fa rotare, non so se è una specie di motorino o un magnete che sposta e le ruote. Tutto qua, l'interruttore per accendere e spegnere, e lui lavora benissimo. A distanza, anche abbastanza, perché c'è l'antennina qua c'è l'antennina qua dentro, col tettuccio, cartasegnola, ecco. Guardate, questo è il motorino e gira più piano, consuma anche meno, e però corre, eh. Con una resistenza, se no vediamo se arrivo a fare un ponte con le forbici, il ponte sulla resistenza, vediamo la differenza di velocità. Metto un ponte, faccio il ponte così, un corto sulla resistenza che l'ho messa io, così vediamo. Sentite la differenza? Così è più veloce e così meno.
consuma meno le batterie e va giusto, inutile che corre troppo. Collegandomi al discorso che abbiamo fatto quella volta che ho fatto il video della mia barca a vela, questa qua, che ho fatto tutto il circuito, il trasmettitore, antenna 2,50 m per trasmettere, batterie per alimentare il trasmettitore, batterie ricaricabili per la barca e tutto. E dopo non arrivava neanche oltre 50 metri, già la perdevo, forse anche meno. E io cosa avevo fatto? Elettronico, avevo finito già le scuole, andavo già a lavorare. Avevo fatto un meccanismo qua dentro per essere telecomandata, metterla in acqua e col telecomando a distanza, qua ci sono i vari meccanismi, faceva girare il timone, oppure se non c'era vento metteva in moto il fuoribordo qua, e oppure senza, se andava a vela spostava le vele in questa maniera qua, o se c'era il vento a poppa bonate, allargava la vela, il fiocco, come si doveva. Qua è tutto rotto, però infatti qua ho messo il meccanismo che poteva, c'erano delle corde che tirava, come ho fatto fare. Non c'era l'elettronica come adesso, tutto miniaturizzato che costa poco, l'ho fatto tutto io, inventato. Adesso qua è già svitato per mostrare come, cosa ho fatto. Ecco qua, era tutto il circuito abbastanza complesso, fatto tutto da me su cartone Bristol, vedete, messo relè, integrati, tutto saldato a mano e progettato da me da zero. Qua c'è un connettore che va collegato, che andava collegato a questo connettore qua spinotto, che dopo c'era il motorino probabilmente con l'ingranaggio per far girare il timone. E dopo c'era anche qua un porta batterie, non so se si vede, per la potenza, batterie ricaricabili da 5, 3 volte o 9 volte, non so quanto è il motorino. Qua c'era anche un porta batterie. E adesso vediamo come funzionava. Purtroppo non c'ho il meccanismo per telecomandarlo, che era una scatola abbastanza grande e che serviva a far funzionare questo qua, però dovevo avere un'antenna alta 2,75 m, come quella di un baracchino trasmettitore CB, perché avevo messo la frequenza, ho fatto, infatti qua si vede la frequenza del quarzo che serve per ricevere esattamente, non so se si vede, c'è il sole, mi metto in ombra, si vede meglio, ecco, 27,195 Hz. Frequenza del CB, dei baracchini. Ho fatto tutto il circuito di ricevitore, di ricezione, e dopo un circuito per decodificare i vari comandi. Avevo quattro comandi, quattro pulsanti o selettori per avviare il motorino, e quindi era tutto fatto
con i primi integrati che erano venuti fuori anche. Non c'era come adesso, che adesso mi mostrerò la differenza. Qua, con questo mi pare che sono andato ultimamente, questo non so quanto costava, magari costava anche in lire, era ancora le lire. Però adesso vedendo nei negozi dove vendono giocattoli, tipo anche dove ci sono i cinesi che vendono, e mi pare sui 15 euro una macchinetta così, 15 euro, mamma mia, io la prenderei. Se avevo da fare la barchetta, smonto circuito, pure taglio qua tutta la plastica, lascio portare le batterie così com'è, mi prendo, prendo tutto questo pezzo qua, e invece di mettere le ruote comando il timone della barca, ad esempio, così che gira la barca ed è già fatto, arriva, c'è abbastanza sforzo, meno sforzo sull'acqua che è qua, che deve andare su strada, diciamo. E anche questo qua che serve per magari il motorino nel fuoribordo della barca, se nel caso che non ci fosse vento o che voglio spostarla senza vento o col vento che anche se è contrario, ecco, già fatto, senza andare a comprare i motorini, senza andare, già tutto fatto. Ah, come ho detto l'altra volta, se fossi un ragazzo avrei fatto tante cose e giocare bene. Una volta abitavo vicino al mare, un falcone in spiaggia, mettevo la barca telecomandata col vento o col motore, motorino fuori bordo, con un telecomando così, già fatto. Se dopo volevo aumentare i canali per tirare le vele, il fiocco, e mettere quando c'è il vento a poppa, allargare la vela o altro, facevo con telecomandi quelli che uso, come avevo mostrato, per le telecamere. Qua ci sono quattro canali, tre canali, on off, ecco. Però si può avere più telecomandi nelle stesse, con gli stessi circuiti, ecco. Guardate come fanno le cose sempre meglio, e per quello dico, i ragazzi di oggi, come ho detto l'altra volta, non si mettono a fare, a studiare, a progettare, hanno già pronto tutto, va bene, adesso fanno magari roba molto più complessa con i programmi, facendo magari anche dei video con quei programmi. Un circuitino così, semplicissimo. Se dopo volessi mettere qualcosa di potenza, basta che metto un relè al posto dei comandi qua del motorino o altro, piccolo relè, e può fare tutta la potenza che si vuole. E la resistenza qua, 4,7 avanti dietro, quindi qua per la barca non serviva avanti dietro, quindi lo stesso tasto io posso sfruttarlo, ad esempio, fuori bordo. E quando vado indietro, invece di girare il motore indietro con sistema, posso fare un altro comando, un'altra funzione, tirare la vela, ad esempio, in modo che quando c'è il vento
di fianco, quando c'è il vento a poppa, allora allargo la vela. Questo l'hai saltato fuori e era buttato in mezzo ai giocattoli, ancora in una cassetta, ma anche sotto la intemperie, perché non ho posto in casa, l'avevo messo in mezzo alle galline là, in qualche parte era tutto anche bagnato, però funziona ancora, l'ho pulito. Vai, vai, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.